Amici, benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Cassinesi in diretta da Radio Show. Siamo con Aldo Episcopo, polistrumentista, chitarrista, musicista e appassionato di musica con noi. Buongiorno Aldo, come stai? Buongiorno, buongiorno. Tutto bene? Tutto a posto. Tutto a posto e niente in ordine. No, mi è piaciuto molto la festa dei nonni che ho partecipato. Ricordiamo che hai partecipato, come si dice, per la prima volta a questa manifestazione. Sì. Senti, Aldo, so che a te, insomma, non c'è bisogno manco di chiederlo, vedo che già sei con una chitarra, quindi sicuramente vorrai suonare e cantare. Facci sentire qualcosa, dai, forza. Quello che vuoi. Tutto quello che tu farai in questo momento è online, in diretta su Radio Show. Yo. Aldo, vai. Bene, vai. Quando scende in scala e corse senza guardare e ti becca tutte le carrelle a papà di casa e morì di più e lontana sta da qua tutta vita così. Castigo per non morire e aspetta che chiuda la casa in buone panne tanto l'aria sa da cagna ma poi quando chiuda Episcopo, e là, beh, avremmo potuto fare tante cose insieme in quella manifestazione. Considera che comunque ognuno di noi aveva uno spazio limitato in base anche a tutte le diciamo le performance che erano lì, ma giusto che sia così. Senti Aldo, io volevo farti una breve intervista, considerato che tu hai una bella età, ma nel passato, dico, hai fatto parte di una gloriosa band. Episcopo non è un cognome che la gente, diciamo, allora, dimentica facilmente. Io sono figlio d'arte, si può dire, più o meno. Mio padre aveva due orchestre negli anni 60. 70. Come si chiamava? Episcopo Band? Come si chiamava? No, si chiamava Orchestra Ambra. Ambra. E gli Audaci di Corato. Ah, gli Audaci. Ah, sì. Faceva parte tuo padre. E che cosa suonava? Cosa faceva? Lui è il batterista. Lui è il batterista. Ma tu nasci musicista come? In che senso? Come... Quindi,
Eccola qua, eccola qua, eccolo qua il nostro episcopo. Scommetto che si chiama Leo. No, Leonardo. È Leo Leonardo. No, perché c'è tuo figlio che sicuramente adesso sta dicendo, ma scusami, ovviamente anche tuo figlio è anche un... Sì, mio figlio ha preso prima, praticamente sono 8 generazioni di Mamma musicisti. mia, quindi fa... Mio nonno, bisnonno, trisnonno. Poi siamo andati avanti. All'epoca di mio padre c'era mio padre alla batteria, Sì. mio zio Michele fisarmonicista e l'altro zio la tromba. Trombettista. Trombettista. Una E allora domanda. noi, questo è il gruppo Orchesamba che ha suonato con Domenico Modugno, Rita Pavone, a quei tempi, Complimenti, complimenti. specialmente a Biceglie. Complimenti, complimenti. E tu, Sì. Aldo, tu nasci musicista con un Io gruppo nasco musicale. per caso musicista, Vabbè, io ma avevo prima il tuo batteria. percorso musicale come nasce? Quale orchestra, Allora, quale io ero band? sassofonista sotto la vita militare. Poi quando sono tornato non c'era spazio per il sax qui a Trani perché i gruppi che c'erano, chi voleva, chi non voleva. Oggi invece Allora avresti il molto passare, spazio, eh? perché passai alla Oggi, batteria. Aldo, oggi se fai qualche performance col sassofono avresti molto spazio. Lo so, C'è un ma grande purtroppo ritorno. ho problemi per le gengive, non posso. Il Mannaggia. sax ce l'ho qua però, eh. Va bene, allora Ce l'ho. chiediamo a Allora, qualche siamo bravo andati, ho gengivista. fatto, diciamo, poi mi sono dedicato alla chitarra, ma sono anni. Adesso mi sto perfezionando, alla vecchia mi sto perfezionando. E Faccio un vabbè. po' di swing, un po' di tutto. E Non... ho avuto un gruppo molto per 5-6 anni che facevano parte bravi musicisti. Come Mi si sono chiamava? avvicinato. Ina Kiros, Rhythm Machine. Io ho il disco vostro, Lo ho un CD che tu mi hai regalato all'epoca quando è uscito. A proposito, mi fai qualcosa di blues, che a me piace molto il blues. so. E il blues è qui. Un attimo. Come on, baby, where this wanna go? Bellissimo, è un po' qualcosa di swing, e lo swing è Io, bellissimo. tu sai, ce n'ho parecchie di Vai uno a swing. caso, dai, che ti viene. Love for me, we did the swing, they came to sign. I wrote you love for me. I want to see, I want my baby. Bellissimo, bellissimo. Beh, questo è Aldo Episcopo che nella vita ha... Bravo, Mi diverto a 75 anni. complimenti e fallo sempre. Devi avere Grazie, questo entusiasmo, questa voglia di andare avanti. Non si smette mai di imparare, anche mai, perché io mai. cerco di rubare la vostra esperienza per poterne far tesoro. Poi non so se l'hai capito, io sono così. Ho capito, ho capito. Io sono un ladro di emozioni, mi piace dare questa piacevole... Dove vai? Ah, vai in palestra. Mia moglie va in palestra. Va bene. Passa così per il momento. Aldo, quando vedranno questa intervista, ovviamente diciamo che era del tutto improvvisata e nemmeno programmata, lo dobbiamo dire. Lo dobbiamo dire perché non abbiamo organizzato niente, tutto Niente, ma all'istanza. proprio niente, sono a casa io. Benissimo.
Ovviamente io ti ringrazio, ti saluto e voglio fare un grosso abbraccio, anche perché con te bisogna abbracciarti un po' doppiamente. ma ti posso assicurare, salutami la tua signora, si chiama Giustina. Grazie, Giustina, grazie. Vero Giustina? Giustina, sì, Giustina. Un bacio, un abbraccio, Aldo, grazie per essere stato con noi, ti saluto e ti ringrazio per questa puntata. Ciao, ciao, ciao. Concludi. È stato un piacere, ciao. Aldo, devi dire radio show, yo, radio yo, show, yo, 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 yo. Ma con la musica, con la musica, vado con la musica, come l'hai fatto l'altra volta, vai. Radio show. Yo, yo, yo. Radio show. Radio show. Radio show. Grazie e a presto.